Lo faccio avvicinare un po' alle nostre telecamere, Donato. Occhi bagnati dalla stanchezza, il bacio di Ranieri come se fosse sua moglie. Tensione, stanchezza, io ci metto anche il freddo, ma soprattutto perché mister ci hai provato anche quest'anno e questa volta ci sei riuscito. Eh sì. Prendi fiato, tranquillo, noi ti aspettiamo. L'anno scorso ci hanno detto che le finali non si giocano, si vincono. Io non voglio fare polemica per rispetto dell'avversario e dico che abbiamo battuto una grandissima squadra. L'abbiamo battuta con tutto il cuore che potevamo mettere a disposizione. In una partita così bisognava andare oltre i limiti, bisognava andare oltre la fatica, bisognava dare tutto quello che avevamo e anche quello che non avevamo, perché un avversario di questo genere qua ti devasta. E quindi io ho una squadra di ragazzi eccezionali che non finirò mai di ringraziare, però questi adesso devono capire che mi hanno stufato, perché sennò divento matto io. Io ti voglio fare un'altra considerazione, così riprendi fiato, così riprendi fiato. In semifinale, per dare più valore a questa vittoria, in semifinale hai sconfitto Alfadini e Giulianova, la seconda attualmente in classifica. In finale hai battuto l'Aquila, ai quarti hai battuto l'Angolana, quindi hai scalato, diciamo così, tutta la classifica, hai smentito tra virgolette la classifica attuale in eccellenza ed hai alzato questa coppa. Ti dà ancora più certezze o ti fa arrabbiare di più? Mi fa arrabbiare per quello che non è stato. Mi fa arrabbiare perché questi ragazzi sono forti, purtroppo questi livelli di concentrazione li riusciamo a raggiungere solo nelle partite di un certo livello. Sì. Noi dobbiamo avere umiltà e rispetto nei confronti di tutte le altre squadre, non fuori, come abbiamo fatto con quelle davanti. Quando facciamo questo siamo una squadra con un cuore grande e siamo forti. Quando invece perdiamo di vista questa situazione e diamo le cose per scontato, siamo capaci di rovinare tutto quello che rimettiamo in piedi. Adesso voglio 10 finali, 12, quante ne mancano per finire il campionato, le voglio come queste, se no li ammazzo uno per uno. Va bene, ci mister. Volevo dedicare questa vittoria a tutta la società e al presidente Gabriele Liberatore, perché ci teneva tantissimo. In questo momento sta anche soffrendo tantissimo per i risultati che gli stiamo dando. Spero che questa gioia lo ripaghi e gli dia la forza ancora di continuare e non, come ho letto da qualche parte, di mollare a fine campionato. Allora, mister, così riprendi fiato. Io mi sono sentito qualche giorno fa con la dirigenza e ho strappato una promessa. Domenica ti voglio in trasmissione con la Coppa. Ci saremo. Grazie mister e complimenti. Mister, sulla partita, vabbè, non vogliamo sapere adesso cosa è successo, un commento, insomma, ci sta sicuramente grande rammarico perché l'Aquila è riuscita a fare quel bellissimo gol con Sciba, poi si è fatta raggiungere, insomma, se dovesse fare un'analisi della partita, com'è? Abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare fino a quando eravamo in 11, poi purtroppo abbiamo fatto una grossa ingenuità a farci cacciare fuori un giocatore. Nonostante tutto abbiamo rifatto gol, abbiamo mantenuto benissimo il campo, anzi meritavamo di vincere. E poi l'ultima azione sul calcio d'angolo, abbiamo preso un gol che potevamo evitare, siamo stati anche lì dei polli, però i rigori sono una lotteria purtroppo. Vabbè, testa al campionato. Vabbè, questa è una partita che esula al campionato, dispiace per come è andata, però ci ributtiamo al campionato. Avevamo detto che non chiedevamo, ma che cosa è successo? Perché abbiamo visto un momento un po' di nervosismo. No, se lo vuole dire. Hanno vinto, complimenti a loro, non si devono rivolgere questi tifosi a risultare, che è una cosa difficilissima e non l'ammetto. Quindi devo pensare a risultare per loro, dispiace queste cose, però andiamo avanti. Grazie.